Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video. Oggi ragazzi video di modifiche, ma video di modifiche un po' insolito perché non c'è come la mia moto, ma c'è qui il mio cielo. Ma c'è qui la mia Audi, la mia cara Audi, tutta bella sporca. Negli scorsi video, se avete seguito bene assiduamente il mio canale, l'abbiamo wrappata di colore nero opaco, vetri oscurati e un sacco di cose che ormai avete visto e rivisto. E adesso è arrivato il momento di fare un paio di modifiche in più. Specifico che non sono da solo, ma sono qua insieme a lui e mi... Sani. Prima di cominciare però volevo dire una cosa importantissima. Sotto il video del wrapping alla mia macchina ci sono state una valanga di persone che hanno commentato dicendo: ma finché non cambi cerchi, non la rimappi e non fai l'assetto, rimarrà una macchina di merda. C'ha 8 cavalli raga, davvero. No, allora, per l'amor di Dio, è un sogno come macchina da neopatentato. L'ho sempre detto e non smetterò mai di ripeterlo. Però rimane comunque una macchina da neopatentato, tentato, per cui posso anche rimapparla, posso anche farci tutto l'assetto e le cose di questo mondo, ma rimarrà la macchina che è. Si spera di arrivare un giorno con una bella RS3 ABT tra le mani. Teoricamente tua. Quindi detto questo, c'è qui insieme a noi anche questa motina che molti di voi conosceranno. Dalle parole che vi ho appena detto si evincerà che le modifiche di oggi saranno prettamente di tipo estetico. Quindi direi di cominciare, anche perché secondo me di 10 cose che ho, 8 non andranno bene. Allora cominciamo dal pacco grosso o dal pacco piccolo? Se partiamo dal pacco piccolo devi inquadrare lì. Allora partiamo quindi con i pacchi piccolini. Non so l'ordine delle robe che andrò ad aprire, ma le ho già aperte tutte per dare un'occhiata, che non mi fossero arrivate tutte patocche, perché sono robe che costa tipo 3 euro. E attenzione, il primo pacco di quest'oggi è la cosa più figa che andrò a montare oggi. Sì, vabbè, è una delle cose più fighe. E si tratta della nuova antenna. Figa, è quella che ho io uguale identico alla mia. Fa cagare, zio, giuro. È tristissimo che ho unboxato il primo pacco. Zio, fa cacare, ce l'ho pure io, fa schifo. A me si è tipo diventata opaca nel giro di pochi mesi, per cui... Vabbè, io ho la macchina opaca. Quindi cominciamo con lo smontaggio. Cioè, cosa bisogna fare? Girare l'antenna e basta? Ah, lo potevo fare anch'io. Innanzitutto andiamo ad appoggiare la pinnetta, vediamo se va bene. No, sai che può anche andare bene in realtà. Va bene? Mizzica. È bella? È bella, bro. Ci appiccichiamo la pinna. Mamma, oh. Dopo aver fatto il wrapping ho imparato, ho assorbito una quantità di informazioni incredibile. Sgrassa tutto. E quanto devi pulire la parte dove poi andava a appiccicarsi, sì, tutto, sì, bro. Ah, ok, antennina ficcata dentro così easy. Cos'è che fai? Ah, vedilo, così prendo la meglio la RDL. Devi schiacciare molto assai. E adesso, zio, questa parte qui la devi mettere. La metti tipo così. Perché così va più forte. E la prima modifichina di oggi l'abbiamo messa. Ok, quindi ora direi di andare con quella che secondo me è la più figa di tutte di modifica da fare. Scatoletta. La scatola è già un po' tutta rotta perché l'ho già aperta io. Questi qua devo dire che sono anche costicchiati un pochettino di più rispetto alla norma. 26 euro. No, tipo 40 euro. Visto che la mia macchina è automatica e ha le palettine del sequenziale, ho preso delle palettine molto carine che vanno attaccate fondamentalmente ai, come se fossero delle prolunghe vere e proprie, alle palettine della mia macchina. C'hanno stile. Sì. Sono perfette in teoria, sì, no? Che zio, da dentro sembra quasi una macchina bella. Mamma mia, ha fatto proprio male sto adesivo. Schiaccio? Oh zio, sono belli, eh. E ora ripetiamo il procedimento anche con l'altra parte. E andiamo ad applicare anche di qua. No, beh, devo dire che è uscita bene, bene, bene di brutto. Cioè, ci sta, è carino. Penso sia la modifica più carina che faremo oggi. Dai, sembra quasi una macchina figa. Terzo e terz'ultimo prodotto di quest'oggi è una roba che non andrà bene. Allora, in teoria... No, sono troppo piccoli. Mamma, ma ci sei di quel poco? C'hanno l'adesivo dentro? E in teoria dovrebbe essere l'anello grosso. Poi non c'è niente di rosso in sta macchina, porco due. No, beh, le lancette, guarda. E niente, ero abbastanza sicuro, ma anche questo non va bene. Adesso andiamo con un prodottino, in realtà, che se funziona è molto fico. Ho preso questi laserini, che qua in questa immagine mi è venuto un infarto, proiettano un logo cinese. Sono dei laseretti che praticamente si attaccano sotto la portiera e che in teoria, quando apri la portiera, dovrebbero illuminare per terra il logo Audi su tutte e quattro le portiere. Prego. Allora, qua dobbiamo tipo togliere la luce. Ok, e illumina effettivamente.
Oh, loghettino Audi, si vede davvero, raga. Ah no, è girato al contrario, eh. Ah, lo giri? Vai, fai la prova. Ok, perfetto, per cui così dovrebbe essere girato nel posto giusto. Teoricamente noi infiliamo questo su di qua. Cioè, che figo. Che belle ste cose, però. Oh, non sono robe complicate. Ok, il risultato finito. Ovviamente ora è giorno, per cui non si vede. Però c'è il loghetto Audi e c'è la scritta Audi rossa. Magari vi metterò qui delle clip della sera in cui si vede bene l'effetto. Adesso il procedimento da fare è ripetere questa stessa identica cosa per tutte e quattro le portiere. La facciamo e vi aggiorniamo dopo. Abbiamo constatato che nelle portiere dietro non abbiamo la lucina, per cui fondamentalmente qui dietro non li mettiamo e ci saranno solamente gli ologrammi o cose proiettate nelle due portiere davanti, ma non è un problema. Come ultimo prodotto ho comprato un qualcosa che quando ho unboxato ho detto non doveva essere così. Ho comprato dei tappetini che in teoria dovrebbero avere il logo Audi, esattamente come quello proiettato. In realtà hanno quello Mercedes. No, in realtà hanno quello BMW. Su quattro tappetini che mi hanno dato, l'unico con il logo Audi effettivo è questo qui, che ha anche questa texture un po' più carina. Tutti gli altri no, però io ho riguardato su Amazon ed effettivamente questo è l'unico dalla fotografia che ha il logo Audi. In teoria l'unico con il logo Audi dovrebbe essere questo qua davanti. Sì, ah, ce l'ha storto? Beh, ci sta, zio, vabbè. Fai conto che con il logo sotto... infatti ci sta, dà un bel effetto, dai. Mentre quelli dietro invece sono classici. Quindi ragazzi, le modifiche per adesso sono finite. Facciamo un mini recap di quello che abbiamo fatto, partendo con uno dei pezzi più fighi, forse, delle cose che abbiamo montato oggi, che sono i leddini, e che qui, che c'è un pelo più buio, devo dire, danno veramente un bel effettino. Calcolate che in realtà c'è un bel po' di luce comunque qua dentro, e si vede. Per cui tanta roba. Seconda modifica, molto carina, la nostra pinnettina squalo, che è sicuramente più carina di vedere l'antennone enorme. Ma... per farti vedere questa modifica, penso proprio che tu debba andare nei sedili dietro, per cui ti faccio strada. Stiamo parlando ovviamente delle palettine, ma io vi voglio far vedere quando andiamo ad accendere il quadro della macchina quanto stile ha. Cioè, ragazzi, sembra veramente un volante serio, di una macchina seria. A 30.000 like mettiamo i led rossi però in tutta la macchina. Dai, ci sta, va bene. A posto. E ultima modifichina di oggi invece, abbiamo questo nuovo tappetino con il loghino Audi che va a riprendere i led che abbiamo messo. Cioè, raga, voto 10. Quindi ragazzi, io e Ivan speriamo che questo video vi sia piaciuto. In tal caso, come al solito, vi invitiamo a lasciare tanti bei mi piace. Tra l'altro qui dietro c'è il mio cappettino, che vedrete in un presto in un suo video sul canale, lunedì alle 14. Noi ragazzi ci rivediamo in un prossimo video. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate la campanella delle notifiche e adios. Yeah.